Buonasera amici, mi trovo sotto al portico di casa mia per la prima volta di sera dopo le 9 della sera, che qui di solito andiamo a letto molto presto. E niente, ho mia moglie che è ancora a Padova e io mi sto arrangiando benissimo a casa da solo ormai. E niente, volevo parlare, ne ho parlato anche poco tempo fa con una cara amica, così è stata un'idea di parlare un po' della coppia. Esiste la coppia perfetta? Non si sa, nel senso che nessuna coppia è perfetta. E parlo un po' della nostra coppia, non delle cose nostre intime, diciamo, perché sarebbe assurdo, non ha neanche senso, ma quello che secondo me è il collante ideale per la coppia, perché duri. E perché rimanga come bloccata nel tempo, almeno io mi sento così con mia moglie Anna, diciamo. E ci vogliono tre ingredienti speciali, se si può dire così. Innanzitutto ci vuole la fedeltà, perché senza quella non vai avanti. Fedeltà è in tutto e per tutto, cioè dedicarti completamente a tua moglie o al tuo uomo, tuo marito, o quello che è, il tuo compagno. Si parla di coppia in generale, io non mi lego al fatto che noi siamo sposati, quindi siamo migliori degli altri, assolutamente. La coppia è coppia, punto. E anzi, dirò di più, secondo me ci si sposa ben prima del matrimonio, perché ci si sceglie in quel momento lì e il fulmine arriva e ti prendi in pieno. Quindi ci vuole la fedeltà. Non è facile, spesso tra me per esempio e Anna diciamo sempre: oh, che bell'uomo, è un bell'uomo, bisogna ammetterlo, o è una bella donna, bellissima, perfetta. Guardare e non toccare sono cose da imparare, questo tenetevelo a mente, quindi fedeltà, prima cosa. Secondo ingrediente importante, vado un po' svelto perché non voglio che sia un video lungo, non ha senso. Seconda cosa importante è la pazienza, pazienza in tutte le cose, dalla mattina quando ti alzi devi prendere i suoi giorni no, come i miei giorni no, parlo sia adesso uomo, donna, che sia quello che è. Pazienza, ci vuole tempo per tutto, abbiate pazienza anche ad ascoltare, abbiate pazienza anche ad ascoltare appunto le giornate no, abbiate pazienza anche con voi stessi, perché un rapporto si basa sul tempo anche, non è un anno, 2 anni, 2 giorni, 20 anni, 30 anni. Io sono marito per la prima volta o anche fidanzato, diciamo, per la prima volta coinvolto, perché, ripeto, ci si sposa prima del matrimonio, almeno secondo quello che ho sentito io. Quindi il fatto che devi avere pazienza, devi aspettare che maturino, è come un frutto, no? Tu non puoi sapere quanto è la maturazione di una coppia? Quando è che noi ci scopriamo giorno per giorno? Cioè non c'è un limite, non c'è scritto da nessuna parte come vanno le cose. Ripeto, io sono marito per la prima volta, anzi, fra un mese esatto, compirò l'ottavo anno sposato. E poi chiaramente prima c'è 10 anni che siamo assieme. E rifarei tutto tale e quale. Abbiamo fatto un sacco di traslochi, siamo andati in Canada, siamo ritornati a Padova, da Padova abbiamo provato, siamo andati in Svizzera. E questa qua è la vita che ti mette alla prova e non è facile, ragazzi, assolutamente non è facile. Anzi, la vita e tutto quello che è attorno, gli amici giusti, sbagliati, la famiglia, sarà quasi sempre, ascoltate bene, contro. Ma non perché. Ma perché è così? Cioè, loro vi vogliono bene al loro modo e qualche volta è contro. Cioè, non dico la famiglia perché non hanno colpa. Cioè, non c'è, anche gli amici stessi, non c'è un. Però è così. Quindi la pazienza e la fedeltà. E poi l'altro ingrediente importantissimo secondo me è l'equilibrio. Ricordatevi l'equilibrio. Perché ci vuole equilibrio, cioè io non posso far carico tutto a lei o lei tutto a me.
Quindi sì, e non puoi dare tutto te stesso e l'altro se ne sta in ciabatte, non fa nulla. Ci vuole equilibrio. Ecco, questi sono i consigli, 5 minuti e un quarto di video. Ciao. E ecco, cercate di capire e carpire quello che è stato, che è una coppia. Questo, io porto il mio esempio, il nostro esempio. Io non posso sapere com'è le coppie perfette, non so, non esiste. Equilibrio, fedeltà, pazienza. Uniteli tutti e tre su tutte le cose, dalla mattina alla sera, e troverete la giusta chiave, secondo me, di quello che potrebbe essere la coppia perfetta. Io vi saluto qui, nel mio giardino, in questa mia casetta inglese che